Amici carissimi, bentrovati ancora una volta in Piazza del Popolo, nella piazza del centro cittadino, dove, come sempre, si sviluppano le idee, c'è il confronto culturale, c'è il confronto politico e a volte si litiga, però sempre nella maniera più amichevole. Piazza del Popolo vuole essere un contenitore che dà spazio agli uomini di questa città, alle donne di questa città, a quelle persone che in questa città, per questa città, lasciano il segno. E senz'altro il segno viene lasciato sempre dal punto di vista politico, come per quel che riguarda le altre attività. Ma torniamo alla politica e torniamo a qualcosa che ha tenuto banco e tiene banco in questi giorni, ovvero le decisioni che sono state prese dai giudici in riferimento alla candidabilità o meno di alcuni dei nostri ex amministratori. Mi riferisco al sindaco Angelo Riccardi, al vice sindaco Salvatore Zingariello e ad Antonio Conoscitore, consigliere comunale. In questa puntata abbiamo la presenza del carissimo amico Salvatore Zingariello, vice sindaco di Manfredonia. Ciao Salvatore. Ciao Vincenzo, buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori. Ben trovato a Salvatore Zingariello. Ovviamente avrete senz'altro compreso di cosa parleremo perché è proprio di questi giorni la notizia riferita a quelle decisioni che riguardano la candidabilità o meno di alcuni dei nostri politici. Una sentenza apparsa assurda, apparsa ingiusta. Questo il commento a caldo sia di Salvatore Zingariello sia di Angelo Riccardi. E proprio con Salvatore Zingariello vorremmo soffermarci, però per dovere di cronaca vorrei giusto leggere qualche passaggio riferito alle dichiarazioni di Angelo Riccardi, il quale dice che non se l'aspettava, una decisione che non se l'aspettava e che ovviamente avendo fiducia nella giustizia aspetta i tre tempi, perché come ben sapete la nostra giustizia per legge si svolge in tre tempi. Per il momento è finito il primo tempo con questa decisione, però Angelo Riccardi si sente fiducioso di aspettare il terzo tempo eventualmente. Nel frattempo dichiara e conferma che sarà candidato per le prossime regionali. Chiaramente aspettiamo più in là eventuali sue ulteriori dichiarazioni. Mentre Salvatore Zingariello, anche lui a caldo, ha rilasciato alcune dichiarazioni e proprio di queste dichiarazioni di Salvatore Zingariello ne parliamo con la persona interessata, con il diretto interessato. Salvatore, è passato un bel po' di tempo, c'è stato di mezzo il lockdown, il Covid, la sospensione di tutte le attività, da quel famoso giorno di ottobre in cui è stata decretata la fine del Consiglio Comunale di Manfredonia per mano giudiziaria, cosa che era già avvenuta comunque dal punto di vista amministrativo per il venir meno della maggioranza che sosteneva Angelo Riccardi. Io vorrei partire proprio da quel momento, da quella serata famosa di ottobre, 15 ottobre, se non sbaglio, 14-15 ottobre, per ripercorrere un po' le tappe di quello che è avvenuto e poi ovviamente parlare della tua vicenda personale, perché chiaramente siamo qui per parlare della vicenda di Salvatore Zingariello, che contesta ovviamente la decisione dei giudici. Beh, Vincenzo, hai fatto bene a ricordare
che il consiglio comunale non era più in essere e quindi perché molti confondono lo scioglimento del consiglio comunale con la decaduta del consiglio, quando in realtà il consiglio comunale non era più in essere per le dimissioni del sindaco, dimissioni che furono anche concordate all'esito delle mie dimissioni di marzo del 2018, dove ci dimettemmo entrambi e con lo spirito di proseguire l'avventura per cercare di approvare il bilancio e mettere i conti al sicuro, in particolar modo per approvare il piano pluriennale. Quindi quella scelta, quella decisione, noi ci eravamo già resi conto che non c'erano più le condizioni politiche per poter andare avanti. Il sacrificio che facemmo, al mio a maggior ragione molto sofferto, perché non è bello rientrare dopo che ci si dimette, ma nel momento in cui le forze di coalizione, il partito ti chiamano alla responsabilità di non lasciare una situazione complicata, ma cercare di portare in porto un risultato nell'interesse e nella salvaguardia dei numeri, dei conti e della città, noi accettammo, sia io che il sindaco Angelo Riccardi, accettammo di proseguire quell'esperienza con quella condizione di approvare il bilancio, dopodiché terminare l'esperienza amministrativa. Dopodiché c'era anche un problema sui numeri in bilancio, una discussione, il sindaco si dimise prima di andare in consiglio comunale, ma la decisione era quella di non tornare più sui nostri passi, nel senso che messo a posto i conti, o meglio, messo a posto il piano che metteva nelle condizioni chi subentrava di trovare una situazione, seppur complicata, ma sicuramente gestibile, Quindi, perché Salvatore, per essere più precisi, perché forse sono stato impreciso prima, non c'è stato lo scioglimento del Consiglio Comunale per il venir meno della maggioranza, per il mancato ritiro invece delle dimissioni del sindaco. assolutamente Questo è il sì, la motivo. decadenza del Consiglio Comunale è avvenuta con le dimissioni non revocate nell'arco dei 20 giorni da parte del Sì, sindaco infatti il sindaco avrebbe avuto 20 giorni Riccardi. per ritornare sui Questo suoi è passi. successo. Dopodiché la norma della legge 43 Sì, prevede sì, che, sì. nonostante i consigli comunali fossero sciolti, l'iter possa e debba continuare, e quindi ci siamo ritrovati con lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose, scioglimento, diciamo, a mio avviso, forzato, e soprattutto anche qui c'è uno scioglimento di un consiglio comunale, vi è la possibilità di qualcuno di ricorrere e noi facciamo ricorso a quel provvedimento e il TAR da questo punto di vista dice che chi ha fatto ricorso non era titolato a farlo perché non potevamo più rientrare nelle nostre mansioni e quindi il TAR non è entrato nel merito dello scioglimento del consiglio comunale, ha semplicemente detto non siete nelle condizioni di poter ricorrere. Certo, un'anomalia se i ricorrenti non sono quelli che si sentono penalizzati, a mio avviso chi può far ricorso? Non penso che i commissari, commissario prefettizio o i tre commissari No, antimafia hanno l'interesse a fare. sarebbe L'interesse una l'aveva contraddizione. sicuramente tutti coloro che hanno sottoscritto il documento per fare opposizione allo scioglimento del Consiglio Comunale, che purtroppo al TAR ci ha visto non vincitori, ma non perché si è entrati nel merito, ma perché si è detto voi non siete titolati a farlo e oggi è all'attenzione del Consiglio, di Stato ancora il provvedimento. Ecco, quindi c'è stato questo passo in ottobre, come detto, della dichiarazione di scioglimento, la decisione di scioglimento del Consiglio Comunale, ma in realtà un Consiglio Comunale già sciolto. Poi, come ben sappiamo, se ne è discusso tanto nei giorni successivi, se ne è discusso tanto perché eravamo praticamente a fine anno, ma poi è arrivato anche purtroppo quello che sappiamo, il caso della emergenza sanitaria che ha in qualche maniera bloccato un po' tutto, e adesso si è tornato a parlare, si è tornati a parlare proprio
di quello che invece è avvenuto allora, sulla base di quello che è avvenuto allora, sulla base di quelle motivazioni che sono state praticamente stralciate dalla prima sentenza, dalla prima decisione praticamente, che si rifaceva alle dichiarazioni e alle letture di quanto era stato istruito dalla commissione della prefettura, siamo arrivati invece a una successiva decisione, che è quella riferita di questi giorni della conferma della tua incandidabilità. Siamo praticamente al primo grado di giudizio. È chiaro che, come detto prima, aspetteremo i 3 gradi di giudizio, sicuramente si arriverà a quello, ma tu hai detto anche che sei rimasto esterrefatto, soprattutto dopo aver letto la sentenza, dove contesti le motivazioni e soprattutto neghi che vi sia questa possibilità di candidarti, anche perché allo stesso tempo hai affermato e affermi che comunque saresti stato fermo almeno per un giro o anche per due, fin quando comunque non saresti rientrato nell'agone competitivo, nell'agone della competizione elettorale. Però sei rimasto davvero esterrefatto di questa decisione, decisione che ha lasciato perplessi in tanti, anche i tanti che ti stimano, i tanti che ti rispettano, i tanti che nutrono in te tantissima fiducia. Comunque è una decisione della magistratura, è una decisione di giudici che sono stati chiamati ad esprimere un giudizio, e tu, da buon politico rispettoso della legge, ti adegui a quella che è stata la prima decisione, anche se non la condividi. Vincenzo, parto dal presupposto diciamo, chiarendo l'aspetto del star fermo. Io ritengo che sia doveroso da parte di un amministratore che intende candidarsi per un territorio che debba essere libero da ogni tipo di sospetto e di ombra. Quindi la mia scelta non è stata dettata certamente dal fattore incandidabilità, ma poiché vi era questa possibilità, ho deciso già prima della sentenza di non candidarmi. È una scelta personale, probabilmente non è stata condivisa da tutti gli amici, ma ritengo che sia doveroso da parte mia, aspettare, di risolvere, il problema. Che diciamo, mi lascia un pochettino perplesso e soprattutto, come ho detto, amareggiato per la questione dell'incandidabilità, semplicemente perché ritengo che la sentenza che è venuta fuori dal Tribunale di Foggia non ha minimamente preso in considerazione le nostre osservazioni. C'è una sentenza che sembra già scritta, cioè pari pari le stesse motivazioni dello scioglimento del Consiglio Comunale sono state riportate nella relazione dell'incandidabilità, ma soprattutto a differenza dello scioglimento dove la legge 143 prevede la possibilità di sciogliere i comuni pur non trovando elementi tali, ma solo a titolo preventivo, l'incandidabilità porta in sé aspetti diversi, perché bisogna rispettare due fattori. Uno è quella della concretezza, di elementi concreti, univoci ed relativi, cioè nel senso per consacrare l'incandidabilità. L'altro Benissimo. aspetto importante che ha tenuto fuori il tribunale, che ha fatto emergere il tribunale, ed è un condizionamento da parte della criminalità organizzata che non ha consentito il buon svolgimento dell'amministrazione.
Su questo io chiaramente l'idea di poter immaginare che non vi fosse nessun condizionamento e che in realtà neanche nella relazione dei commissari è venuto fuori questo condizionamento, ma si è più parlato di probabilità, è chiaro che sulla questione dell'incandidabilità io non ho condiviso questa sentenza. Una sentenza che parla principalmente del rapporto mio con Caterino. E questa è la. Quando il giudice dice abbiamo avuto elementi che hanno portato a questa conclusione, elementi corposi, parliamo, che c'è scritto nella relazione, di foto, una del 2013 a un campo sportivo, una del 2015 ad una festa dell'elezione, dove Vincenzo c'erano tantissime persone, ricorderai, eri presente anche tu a quella festa, Sì, e ricordo soprattutto un benissimo. villaggio, un viaggio in un villaggio turistico, un viaggio organizzato da un altro amico dove eravamo tantissime persone di Manfredonia, Ti ma riferisci soprattutto praticamente al viaggio turistico a a Metaponto. Metaponto, che era un Infatti è fatta viaggio. menzione nella Era un sentenza. viaggio organizzato da un amico di Manfredonia dove eravamo Quindi più di 50 persone di è bene Manfredonia. chiarire che questo viaggio, anzi questa vacanza a Metaponto, non è stata una vacanza fatta, diciamo, con Caterino e basta. Assolutamente, c'era Quante tutta la mia persone ci famiglia, stavano in ho più questo? di 50 persone, poi nel villaggio turistico ne hai trovate altre, ma di Manfredonia erano più di 50 persone, un viaggio organizzato Quindi con. era un viaggio organizzato, cosa Assolutamente che sì, ma. non viene evidenziata Ma nella questa, se sentenza, nelle vogliamo, è motivazioni. l'aspetto meno preoccupante, Vincenzo. Ciò che mi preoccupa è che il tutto, scusate, parte da una telefonata, da un'intercettazione telefonica dove Caterino, parlando con una terza persona, quindi non con me direttamente, riferisce di aver avuto informazioni dalla DDA che c'erano delle indagini sul sindaco e che avrebbe riferito a me di questa indagine. Io resto allibito di fronte a una cosa di questo tipo. Ah, perché diciamo, non c'entro nulla io, nel senso che vengo soltanto richiamato nella telefonata. Due, innanzitutto bisogna verificare, e credo che la prefettura, il Ministero degli Interni, in 2 minuti potevano verificare se effettivamente c'era o non c'era un'indagine della DDA sul sindaco. Ma pensare che la DDA possa riferire a un soggetto, diciamo attenzionato, che ci fossero delle indagini sul sindaco, a me sembra molto strano, e quindi di facile verifica, e soprattutto io non prendo in considerazione un'intercettazione di questo tipo. È come se io la prossima volta con un altro sindaco dicessi: il sindaco prende delle tangenti, me lo ha detto qualcuno dei carabinieri, e quindi senza verificare la veridicità o meno di questa telefonata, uno prende in considerazione l'ipotesi che io fossi o abbia comunque una, diciamo, rapporto con la criminalità organizzata, diretta con la criminalità organizzata, da questa telefonata, io credo che sia una cosa assurda. Come io ho già ribadito più volte, soprattutto ho inserito con il legale che Caterino fino al giorno dell'arresto era un soggetto sconosciuto, insospettabile, ma questo non lo dico solo io, tant'è che io nella relazione ho aggiunto che un luogotenente dei carabinieri che ha svolto le indagini su Caterino e conoscitore della mafia garganica, chiamato come test dalla procura, alla domanda se conosceva Caterino prima del suo arresto, la risposta è stata: non conoscevo Caterino, non avevo mai sentito parlare di Caterino. Questo a dimostrazione che non è Salvatore Zingari, erano le forze dell'ordine che non conoscevano Caterino. E non può passare il messaggio che siccome conoscevo quella persona, dovevo conoscere a 360 gradi tutto ciò che succedeva. Io solo e non tutto il resto, perché quando è stato arrestato Caterino, ma è in città, soggetti delle forze dell'ordine hanno sempre parlato di un soggetto insospettabile.
Ma quello che Sì, ti fa infatti più io, rabbia, Salvatore, tengo a Vincenzo, precisare. consentimi, questo, quello Certo. che ti fa più rabbia, perché la mia amarezza? Perché la bilancia due pesi e due misure? Io mi sono letto attentamente la sentenza di Cerignola, dove il sindaco di Cerignola, praticamente nella sentenza, viene citato che ha rapporti diretti con la criminalità organizzata, con pluripregiudicati, e nonostante questo rapporto, la sua azione amministrativa non è stata condizionata. Nel caso mio, io conoscevo una persona insospettata, ma ipotizziamo anche che fosse un pluripregiudicato. Anche in questo caso c'è un rapporto che poi non è maturato in nessun condizionamento. Quindi come si possono usare due pesi e due misure rispetto a questo? Questa è la cosa che ti lascia più perplesso, perché come mai lo stesso tribunale, in riferimento a due cose molto simili, fermo restando che io sono contento per il sindaco Metta e mi auguro che sia in secondo che in terzo grado anche lui, perché ha dimostrato, almeno leggendo la sentenza, di essere al di sopra di ogni sospetto, però nella relazione c'è scritto che ha rapporti diretti con la criminalità organizzata, lì si dice non è stato condizionato. Da noi, dove neanche chi ci accusa ha portato elementi concreti, mi si viene detto no, potrebbe essere riferimento della criminalità organizzata. Ecco perché l'amarezza, perché in realtà si stanno utilizzando due pesi e due misure. Quindi al di là della questione sospettabile, insospettabile, qui c'è un dato di fatto. Cerignola, la stessa, diciamo, la sentenza cita gli stessi termini con una conclusione diversa da quella di Manfredonia. Beh, però io vi inviterei a pensare a voi, non si possono fare adesso a questo punto i confronti, Salvatore, cioè noi dobbiamo pensare Assolutamente, Vincenzo, ma dobbiamo io pensare quando al fatto io che. non voglio pensare a Cerignola, torno a ripetere, io auguro al No. sindaco di Cerignola è la stessa modalità che ti mette nelle condizioni Certo, di però noi riflettere e abbiamo fatto pensare che anche. cosa è successo. Abbiamo Per non fatto. parlare poi della seconda parte della Certo, però relazione, che se vogliamo è ancora peggiore. abbiamo fatto anche nomi come quello di Caterino. Vorrei ricordare, e questo vale soprattutto per chi ascolta questa intervista, che non stiamo parlando di una persona che è stata condannata, pendono nei suoi confronti delle accuse, è imputato, ci sarà un processo, però sappiamo Questo a maggior che ragione. dobbiamo ancora arrivare a una prima fase processuale anche per lo stesso Caterino, il quale è accusato di delitti, di reati che sappiamo benissimo lo collegano a un clan, dei famosi clan collegati alla mafia garganica o a quello che si dice della mafia garganica. Però anche Caterino al momento è una persona che per Certo. quanto imputato non ha subito nessuna condanna. Per cui cerchiamo di essere allo stesso tempo garantisti nel pensare che anche Caterino possa cavarsela No, fin ma quando non ci sarà la torno a decisione. ripetere, Vincenzo, al di là di questo, anche se io avessi frequentato un pluripregiudicato, Certo. se non vi è motivo, se non vi è un atto che dimostra il mio condizionamento, come si può dire ad alta probabilità? Perché abbiamo parlato di elementi concreti ed univoci e poi la relazione conclude con l'alta probabilità che questo rapporto possa essere, diciamo, di collegamento tra l'amministrazione e le cosche mafiose, cioè di questo che stiamo parlando. Diciamoci Vincenzo, e chiaramente, tu su hai questo, mai avuto sentore in assolutamente qualità di no, assolutamente amministratore no. di quello che Se accadeva io avessi presso l'ente avuto, comunale? il minimo sospetto, avrei, come diciamo in altre occasioni ho fatto, non fatto un passo indietro, ma due. Ma Vincenzo, questo aspetto che ti lega a Caterino, se vogliamo, è, diciamo, un punto interrogativo. Ciò che ti lascia ancora più perplesso sono le motivazioni successive della relazione. Cioè, Vincenzo, io per 9 anni ho tenuto un settore, lavori pubblici e manutenzione. Nella relazione della commissione, nella relazione del ministero, quella della prefettura, non c'è un solo atto, un solo provvedimento che riguarda il settore lavori pubblici. Quindi io sarei stato perfetto nei miei 9 anni nel mio settore. Non c'è un problema, e parliamo di centinaia e centinaia di atti, Certo. affidamenti, gare d'appalto, e sappiamo bene che
nel 99% dei casi, nelle comuni, diciamo, sciolti per infiltrazione mafiosa, nella maggior parte dei casi parla di settori Senti, pubblici, vogliamo dei lavori chiarire, pubblici. vogliamo Perché chiarire il rapporto di parentela che c'è tra Caterino e Mino Zingariello, sì, ma anche che è su tuo fratello. Questo, perché la relazione riporta nuovamente il fatto che io abbia smentito di conoscere Caterino. Infatti, come posso mai smentire questo? Se l'immediato aveva già postato foto con Caterino a fianco? Cioè, non è che sono pazzo, dicono ancora. Ho semplicemente detto che non è mio cugino, perché in realtà non è mio cugino, è il cugino della moglie di mio fratello. Io ho semplicemente smentito questo. Quindi non c'è neanche un vincolo di parentela, c'è un vincolo di affinità. Assolutamente, ma questa, il fatto che io abbia smentito questo, nella relazione, prima nella relazione del prefetto, poi nella relazione del ministero, poi nella relazione dei giudici, si dice nuovamente che Zingariello ha smentito di conoscere. In realtà così non è. Io ho semplicemente detto, bastava chiedere la copia che io ho allegato alle mie motivazioni da parte del legale che ha scritto non è mio cugino, punto, non sono andato oltre. Però Vincenzo, io sembra stavo qualcuno dicendo... che c'è invece un'altra affermazione dei giudici, sembra che secondo loro tu hai deviato le tue responsabilità verso tuo fratello, il quale era interlocutore attraverso Caterino con la tua persona. In realtà, Vincenzo, purtroppo vorrei evitare di parlare, cioè mio fratello è stato messo in mezzo in una cosa dove non c'entra assolutamente nulla. Anzi, quando nella relazione si dice che il rapporto di mio fratello con la famiglia Caterina voleva essere sottaciuto e poi si dice un minuto dopo che mio fratello ha accompagnato i familiari dai carabinieri, come si fa a sottacere una cosa nel momento in cui il giorno dopo, che non si sapeva ancora per quale ragione fosse stato accompagnato ai carabinieri, sì. Quindi che motivo di sottacere se li ha portati lui dai carabinieri? Ma torno a ripetere, quindi questo a dimostrare tutto, anche il legame di amicizia, il rapporto amichevole che esisteva, cioè, tra... Rispetto a questo, ecco perché dico, ci sono tanti punti interrogativi dove uno non ha nessun tipo di elemento, si dice, probabilmente, benissimo, potrebbe essere. Ciò che ti fa riflettere, Vince, è quello che dicevo prima. Per assurdo, io nel mio settore sono stato perfetto, in 9 anni non si è trovato nessun atto e ci sono delle anomalie in altri 5-6 settori, non anomalie, diciamo ciò che la commissione e poi il prefetto per lo scioglimento del consiglio comunale, diciamo alcune cose che loro ritengono che sia discutibile. Anche qua si potrebbe aprire un altro ragionamento, ma certamente non è nel settore lavori pubblici. Parliamo di urbanistica, parliamo di demanio, parliamo di patrimonio, di attività produttive, di servizi cimiteriali, nulla hanno a che fare con le mie deleghe. Tu parli di ingerenze più ipotizzate che ci sono più tutta una serie di rilievi che la commissione ha fatto, dove le concessioni degli specchi d'acqua sono stati fatti in un modo, questo a dire della commissione, perché noi nel ricorso che abbiamo fatto per lo scioglimento del consiglio comunale puntualmente abbiamo risposto ad ogni loro osservazione. Ma io voglio andare oltre, ipotizziamo che lì ci sia qualcosa di anomalo e quindi ci sono stati assessori, non me ne vogliono i miei colleghi, ma certamente ritengo che il consiglio non andava sciolto, ma ipotizziamo che vi siano situazioni poco chiare e quindi ci sono stati nell'arco di questi 9 anni assessori che hanno ricoperto ruoli all'urbanistica, al demanio, al patrimonio, al bilancio, ai servizi cimiteriali, dove ci sono, diciamo, secondo le accuse, no, che vi siano veramente, e siccome io ho un ruolo apicale, quello di vice sindaco, avrei dovuto controllare e vigilare settori di cui io non ho mai avuto deleghe. Cioè, ma ti sembra, Vincenzo, una motivazione? Allora qui il problema diventa individuale. Ecco, forse da questo punto di vista il controllo, Vincenzo, doveva però essere più... L'aspetto più importante è doveroso questo, fai da parte attenzione, del sindaco. Fai attenzione, c'è un aspetto ancora più importante. Certo. Nella sentenza si scinde bene qual è il ruolo di atto di indirizzo da parte dell'amministratore e quello di gestione rispetto ai dirigenti. Cioè qui sostanzialmente si sta dicendo che non ha funzionato la macchina burocratica e che non siamo stati in grado di controllare. Anche qui ci sono delle anomalie, ti faccio un esempio su tutte, Vincenzo.
diciamo, di queste deleghe di cui ti parlavo, dove ci sono alcune situazioni che secondo l'accusa sono poco chiare, per me sono molto chiare, ma diciamo l'80% di queste, diciamo, mansioni le aveva un unico dirigente. Questo dirigente, che a detta dei giudici è stato inefficiente, omissivo, negligente, ha condizionato, col suo operato, ha fatto sì che ci fosse una crescita della criminalità organizzata. Beh, questo dirigente, che attualmente non è più a Manfredonia, svolge, Vincenzo, il lavoro di dirigente con tre commissari antimafia, non a Bolzano, dice, a Mattinata. Quindi questo dirigente a Manfredonia ha commesso tutte queste, e a Mattinata invece viene utilizzato da tre commissari antimafia nello stesso territorio dove c'è la mafia organica. Non può essere. O è l'uno o è l'altro, o è un dirigente negligente che ha favorito la criminalità organizzata, o se lavora con tre commissari antimafia, probabilmente è un dirigente che ha fatto ciò che doveva fare Diciamo senza che nessun condizionamento. io anche in merito a questo, proprio parlando in occasione di varie interviste con altri politici, è stato posto in rilievo il fatto che quando si arriva a queste determinazioni forse occorre davvero far luce anche su quelle che sono le attività dei dirigenti, cioè non possono essere accusati di infiltrazioni mafiose solamente i politici, mentre ci sono dirigenti che casomai svolgono il loro ruolo in un'amministrazione comunale per 10, 15, 20, 25 anni e invece restano completamente estranei da quelle che potrebbero essere come dire, le decisioni calate dall'alto da parte dei politici perché condizionati. Vincenzo, Questa è un'altra. guai se non ci fosse la giusta distinzione tra l'organo politico e l'atto gestionale fatto dai dirigenti. Anzi, io, ad esempio, Cioè io sto ponendo in un'altra rilievo il cosa fatto che forse citata. sarebbe il caso di iniziare a parlare anche di responsabilità dei Ma dirigenti, perché io credo che anche un dirigente possa essere condizionato nelle Vincenzo, proprie ti faccio un attività. esempio di un provvedimento citato nella relazione sia dello scioglimento sia dell'incandidabilità. Un protocollo d'intesa fatto con la prefettura per, diciamo, acquisire una documentazione più restrittiva rispetto a un patto sulla legalità e quindi certificati antimafia e quant'altro. Questo provvedimento il comune di Manfredonia ha aderito volontariamente facendo questo protocollo d'intesa. Non è che il vice sindaco, l'assessore o qualcun altro tutti i giorni devono andare dai dirigenti. Noi abbiamo fatto l'atto deliberativo, quindi la segretaria, che è il soggetto preposto alla pubblicazione, alla comunicazione verso altri dirigenti, deve inviare. Guai se l'amministratore ad andare a chiedere al dirigente se ha fatto o ha espletato bene la gara e si è chiesto i giusti documenti perché qualcuno si è aggiudicato un servizio o una gara. Sono Quindi due come avete ruoli fatto a completamente compromettere diversi. Salvatore? Come avete fatto? Tu, il sindaco Riccardi e non so, qualche altro collaboratore che però non viene citato, a compromettere l'attività amministrativa. Questo è quello che noi, Vincenzo, vorremmo sapere. Torno a ripetere, io in questo momento posso parlare di me. Se io nel mio settore sono stato perfetto, lo dicono gli atti, non c'è un rilievo Benissimo. sui lavori pubblici. Come posso io nel mio settore aver controllato, vigilato, il dirigente ha funzionato, i funzionari sono andati bene, abbiamo espletato tutto ciò che doveva essere in 9 anni, cioè, fai attenzione, non in 6 mesi. 9 anni di 9 controllo anni. degli atti. Da questo punto di vista, quindi io sono perfetto, in altri settori ci sono delle anomalie, ma poiché io, ecco perché io sono sempre più convinto che è difficile smontare accuse non concrete, perché qui si continua a parlare di ipotesi, di probabilità, potrebbe essere avvenuto questo, potrebbe essere avvenuto quest'altro, senza avere dati, ecco come si dice, concreti e
ed univoci. Noi stiamo Salvatore, è pagando lo stato sconto. già proposto, è stata già notificata la sentenza della prima sezione del Tribunale di Foggia o non ancora è stata notificata? Io credo che sia stata notificata. Quindi, È stato notificato il giorno stesso ai nostri legali, benissimo, quindi quindi hai non. già proposto il ricorso, devi. No, c'è un termine per proporre Benissimo, va il bene. ricorso, va visto e. Però ci sarà il ricorso entro i tempi. Probabilmente farò ricorso in appello, Certo, nonostante certo. l'amarezza, ma credo insomma che bisogna avere sempre e comunque fiducia nella Quindi giustizia. è un ricorso che viene fatto contro quella che è una decisione scaturita dalla relazione sia della prefettura che della decisione del Ministero degli Sì, Interni. no, ma il Tribunale di Foggia, in sostanza, rispetto a delle osservazioni fatte da noi, molte non sono state prese in considerazione, dove noi praticamente abbiamo smontato tutto. Se poi la risposta è, Vincenzo, credimi, la risposta è questa, in merito al luogotenente Landriscina, è quella di dire non poteva conoscere Caterino perché il carabiniere ha svolto servizio a Cerignola e a Foggia, è come se qualcuno che indaga sulla mafia garganica si ferma dove è il suo posto di lavoro, quindi non conosce Mattinata, Monte Sant'Angelo, Vieste. Se un carabiniere che fa le indagini sulla guardia, sulla mafia garganica, è conoscitore della mafia, fa le indagini su Caterino e quindi diciamo, è uno preposto all'indagine. Ti dice che non conosce un soggetto, quindi non lo sta dicendo Salvatore Zingariello, te lo dice il carabiniere e il giudice ti scrive, questo c'è scritto, Vincenzo, che poteva non conoscere perché ha svolto servizio a Cerignola e a Foggia. Se una cosa del Salvatore, genere può essere accoglibile, io non credo. d'accordo. Allora, noi stiamo sviscerando, io cerco anche a volte di fare l'avvocato del diavolo per fare in modo che non si possa sospettare per una intervista combinata, perché ti sto chiedendo quelle che sono le rilevanze stesse della decisione del Tribunale di Foggia. Sto leggendo la sentenza, ovviamente tu consideri, come detto prima, tutto assurdo e ingiusto. Perché dici che la città è attualmente martoriata da una questione che ritieni Vincenzo, anacronistica, rappresentata in maniera confusionaria e con affermazioni non veritiere, quindi andiamo a confutare tutto quello che effettivamente viene riportato nella sentenza. io penso che se dovesse essere confermato lo scioglimento, per infiltrazioni mafiose al comune di Manfredonia, si metterà un timbro e un'ombra su una città che non lo merita oggettivamente, non lo merita, che questo è territorio della criminalità organizzata, è fuori da ogni dubbio. Che però vi siano stati condizionamenti nella pubblica amministrazione, io lo escludo. Comunque comunque la città ha un marchio e non è bello questo. Io quando mi riferisco ad avvenimenti molto in là, perché quando si parla di abusi edilizi a Siponto, probabilmente alcuni abusi sono iniziati quando io neanche per questioni di anagrafe ero nato. E poter immaginare che questa sia una soluzione come la fanno passare, perché non si è fatto? Addirittura nella sentenza cita, non è motivo, è non avere risorse economiche, non demolire gli abusi edilizi. Vincenzo, io non volevo parlare dei commissari perché poi diventa. Quindi mi aspetto che i commissari demoliscano tutto quanto. Non è un problema economico, è di facile soluzione, i commissari lo dovranno fare. Se i commissari Anche perché i sono commissari venuti hanno qui. la completa gestione del comune, per Fai cui. attenzione, Vincenzo, c'è una differenza tra il commissario prefettizio che deve traghettare un'amministrazione verso un'altra amministrazione e tre commissari antimafia. Se i tre commissari sono venuti qui per raddrizzare non so quale situazione, ma a detta dei giudici una situazione talmente complicata, beh, perché non lo fanno? Io avrei una Bibbia e quella relazione, ci sono una serie di interventi da fare, perché non si fanno? E non si faranno, Vincenzo, perché
non è così semplice fare quello che alcuni scrivono come se fosse una soluzione a portata di mano. Le situazioni sono molto, ma molto complesse rispetto ad alcuni temi. E credo che noi, nonostante questo, abbiamo sempre fatto ciò che potevamo. Salvatore, sostieni che bisogna trovare un colpevole a tutti i costi. Un'affermazione forte? Hai Vincenzo, questo sì, sospetto? Perché hai questo sospetto? io ritengo che è strana la situazione, dice. Io metto in discussione lo scioglimento, vi è ancora un giudizio in corso. Ipotizzare che tre soggetti vengano dichiarati tutti e tre candidabili farebbe venir meno assolutamente tutto il castello. E se le motivazioni sono quelle riportate nella sentenza, io diciamo, ho il sospetto che lì c'è la necessità di trovare qualche responsabile. Ma l'ho Quindi detto ti prima, ritieni di essere un capro se espiatorio? io sono perfetto nel mio settore, non posso essere accusato di non aver vigilato e controllato in altri settori. Cioè, o è l'uno e l'altra, o non sono un buon amministratore e quindi non l'ho fatto nel mio settore, ma non ci può essere una cosa e l'altra. Dopodiché, Vincenzo, a me il dubbio viene in tante cose. Ci sono, ad esempio, testate giornalistiche che hanno un'attenzione morbosa rispetto ad alcuni temi e, diciamo, se vogliamo, superficialità rispetto ad altri. E io quando vedo questa attenzione continua, costante, quotidiana, qualche dubbio mi viene che bisogna comunque trovare e indicare, specialmente quando degli articoli vengono totalmente cambiati. Mi hanno detto che qualche giorno fa, sempre questa testata giornalistica ha riportato un'intercettazione telefonica che si conclude in un modo completamente diverso da come sembra, che è tagliata. Cioè, praticamente non c'è la parte finale dove si evince che sostanzialmente era quasi una presa in giro perché Salvatore non avrebbe fatto nulla, invece si riporta che Zingariello si è messo a disposizione. Allora, quando tu vedi alcune di queste cose, insomma, ti viene qualche piccolo dubbio? Quindi hai il sospetto che tu possa essere uno dei capri espiatori di questa vicenda, vicenda dolorosa. Di contro però, Salvatore, siamo anche in conclusione rispetto alla questione, rispetto a questa bella chiacchierata che mi auguro possa riprendere Certo. appena possibile. Di contro c'è comunque la stima, l'affetto di amici che ti vogliono bene, soprattutto di parte avversa, di parte Beh, politica quella. avversa. Beh, questo credo possa essere anche un motivo di soddisfazione per Assolutamente sì. Io ho ricevuto tantissimi messaggi pubblicamente, altri in privato, non solo dagli amici di sempre, ma da dagli amici di tantissime persone, bandiera, ma da anche tantissime persone, dagli anche amici da, di altre no, bandiere. non vorrei fare i nomi, ma anche di, ecco, tra virgolette, avversari politici. Questo credo che sia ho molto apprezzato, perché poi i messaggi ti conosciamo, sappiamo chi sei, non cambia questa sentenza, sono sicuramente belle soddisfazioni e non ti nego, cioè, che mi sono quasi emozionato in quei giorni a ricevere così tanti messaggi, ma anche persone che ti incontravano per strada, e continuano ad Certo. incontrarti per strada. Diciamo, quasi tutti hanno parole di conforto e soprattutto ti spingono a non mollare e ad andare avanti. Questa credo che sia per chi amministra e non solo, anche per un cittadino che svolge il suo proprio lavoro, credo che sia una cosa magnifica e strepitosa, e di questo, insomma, li ringrazio tutti. Beh, io dico che con queste belle affermazioni possiamo chiuderla questa chiacchierata. Ovviamente come redazione di Manfredonia TV facciamo a te, alla tua persona, alla tua famiglia, rivolgiamo un in bocca al lupo, Grazie. soprattutto per ritrovare
quella serenità che ognuno di noi cerca. Poi, come ha detto anche il sindaco Riccardi, l'ex sindaco Riccardi, ci sono tre tempi. Il primo tempo è andato non troppo bene, poi può darsi pure che il secondo e il terzo tempo. Per fortuna abbiamo un sistema che prevede 3 gradi di giudizio e io mi auguro che fino al terzo grado di giudizio si possa uscirne completamente indenni. Non ovviamente viene a mancare la stima anche da Grazie, parte grazie. nostra di Manfredonia TV, per cui niente, ti auguriamo buona estate Grazie, per quel grazie. che resta di questa estate e poi ti auguriamo di tornare presto in campo di nuovo Grazie. Grazie, grazie nella maniera Vincenzo. migliore e più serena Grazie a te, ti possibile. saluto e saluto tutti i telespettatori. Grazie ancora. Quindi abbiamo concluso questa bella intervista con Salvatore Zingariello, già vice sindaco della città di Manfredonia. Come avete ascoltato, come avrete certamente dedotto, non sono mancate le domande tendenziose, le domande particolari. Noi lo facciamo sempre nella maniera più rispettosa possibile, cercando di salvaguardare la dignità delle persone, la dignità di chi è nostro ospite e soprattutto il rispetto verso chiunque, anche perché, lo ripetiamo, fin quando non ci sono delle condanne definitive, anche su quello poi ci sarebbe da parlare, noi consideriamo al momento tutti innocenti. Grazie ancora e ci risentiamo, ci rivediamo la prossima volta.